Eccomi ragazzi, con nuova recensione, censura, c'è recensione diciamo, aspettate un attimo. Sì, apro un po', vediamo un po' se stai nella pistola. Mi sa di sì, fortunatamente sì, sono la pistola. Ok, Ora mi vedo un po' meglio leggermente. Allora ragazzi, il video che vi voglio, che la recensione che vi voglio fare questa volta non riguarda anime e manga, vabbè, sempre anime e manga. E come sapete, io sono una fan accanita delle Clamp, di Tsubasa, di Saber Chronicle. Mi comprai parecchio tempo fa le due guide. Poi c'è anche l'artbook e ho letto la prof canon. Mi spiace il manga, però mi comprai le due guide. Queste qui costano 4,20 all'una. Costano un po' di più, però sono molto carine. A differenza dell'anime, hanno del manga, diciamo originale, hanno delle paginette a colori, se non mi sbaglio. Vediamo un po'. Sì, come vedete, hanno delle pagine a colori, le guide. Vedete? E sono alcune, diciamo, immagini che riporta anche l'artbook. Eccolo qua. E poi ci sono vari acquisti che i lettori, non so se in Italia o giapponesi, possono fare. Mi sa di sì. E quindi vari acquisti, ma anche di Xixolic, alcune cose, proprio pochissime, più disturbata. Allora, queste guide sono, per chi è fan accanita come me, sono molto importanti. Racconta, allora, sono tante cose che parli, la galleria, l'Instruction Gallery, cioè queste immagini che vi ho fatto vedere. Poi fa vedere Goods Selection, Premium Item, Story, Design, il test del viaggiatore. Infatti ora vi faccio vedere cosa parla. Allora, Story Diggers, e qui parla un po' della storia che di qua arriva fino a, se non mi sbaglio, oddio, Accorio, sì, Accorio, sì, quando, cioè fino alla prima stagione dell'anime. Quindi parla un po' dei mondi, un po' dei posti, un po' le caratteristiche dei personaggi, facendo anche dei test, che personaggio sei, in che posto vai a vivere. Poi ci sono delle illustrazioni, interviste, diciamo anche delle persone, quali personaggi preferiscono. Porta un po' di, diciamo, come se potrebbe essere una specie di fanbook. E comunque, che stavo dicendo? Dopo faccio il favore. Comunque, stavo dicendo, è un bellissimo anime, c'è cioè una bellissima guida. Poi porta una storia, diciamo, no, nell'anime, una storia che non c'è, che non fa parte proprio dell'anime, del manga, ma sono delle piccole storielle che vi si trovano, comunque, che vi si trovano nel manga. Per esempio qui c'è una storiella, se la ve la trovo. Vabbè, i disegni sono sempre delle Clamp, qui sono bellissimi. Sì, fine regno di, no, di Oto, scusate ragazzi, no, di Gorio, di Oto. E quindi è un bellissimo anche questa autobu, anche questa specie fanbook. E comunque non trovo la storia. Vabbè raga, ve la spiego, perché finché quanto la trovo. Comunque, non lo so. Comunque racconta la storia che Shoran sta in pericolo. Fai, dice, se hai bisogno di aiuto, tu fammi l'occhiolino. Shoran non lo sa fare l'occhiolino, quindi chiude tutti e due gli occhi, si bling 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 bling. Ma fai, sa che lui cerca di fare l'occhiolino, ma lo prende per culo. Dice,
Dice, oddio, fammi vedere come finisce Blink Blink Blink. E poverino, sta in pericolo, vuole essere salvato e fa le ride in faccia. E questo un po' cosa porta, diciamo, questo artbook di Tsubasa. L'ho detto, ha delle pagine a colori. 2,20. Ok, un messaggio detto quando viene, poi dire se puoi rispondere perché viene dal dentista e non so che ora torna. Comunque ho finito di fare i favori. Altro, invece nell'altro, anche questa ha delle paginette a colori. E ci sono anche qui delle storie. C'è un'intervista delle fan, cioè delle ragazze sempre che lavorano nelle clamp, sono grandissime fan del creatore di Sanpei, hanno fatto un'intervista, ha detto che mi piace anche il disegnino delle vostre clamp, molto carini. Ok, comunque questo narra la storia. Anche qui ci sono degli acquisti che i ragazzi non possono fare. E continua la storia. Qua racconta, parte dalla storia un po' della seconda serie, fino a quando, però non ci sono i due film speciali. Arriva fino quando loro vanno dalla città delle Asura, fino alla città di Jade People. E parlano un po' di personaggi, anche di personaggi strani, un po' come questo qui, nato fanbook, quale personaggio vi piace di più, quale personaggio vi piace di meno, poi vi fa tipo questionare se siete un fan accanito come quello di Tsubasa. E poi ci sta anche qui un'altra storia, che a Fai non piace il latte, mentre a Kurogane, anche qui ci sono come disegni dei personaggi, Kurogane piace e Kurogane. Invece il latte a Fai proprio non digerisce. E invece qui c'è, una sigla subalterna che non hanno mai trasmesso le clamp di Tsubasa. Vedi? Come fa? Vediamo un po' che sigla. Ah, questa è la sigla, quella là. Non so fa. Momodora mai mai machiu kanashimi ni ochikatsu koto. Vabbè, non me la ricordo bene. Mitsuko ni no mama. Comunque dovrebbe essere una sigla subalterna. Che sta proprio, se non mi sbaglio, in Wonderland, una piccola parte, però c'è il campo in Wonderland, poi c'è una sigla subalterna, io me la sono letta tutta, e poi c'è una parte di Asura e Yasha, che quando loro vengono spediti nel passato. È molto carino queste due guide, io sono appassionata campo, l'ho letta in 2 giorni, figuratevi ragazze che ero stanchissima. L'ho letto un po' anche, non proprio meglio parlate perché sono un po' pesanti, quindi non sono volumetti, quindi manga, vignette sono facili, ma un po' pesantucci, un po' come Sao, però abbastanza scritto. Comunque i disegni, va bene, non posso dire i tratti come sono, perché sono presi dai tratti del manga. I tratti del manga sono i fantastici tratti della clamp e voglio spiegare un altro manga che io non ho letto, scan, e mi scoccio di farvi vedere le foto. Comunque racconta la storia di, sempre racconto clamp, come ho detto, parla di Chi. Chi è Chi? Chi è un persocom, il persocom sono computer. Chi non è affatto un seinen, uno shonen, ma è un seinen, un shoujo, uno shonen, ma è un seinen, quindi per un pubblico più maturo.
La storia è bellissima, narra la storia di questa ragazza che in realtà è un pericolo e nasconde un grandissimo segreto. Lo trovo un ragazzo, io ho visto anche l'anime, l'anime è completamente diverso dal manga. Se lo volete seguire, lo potete seguire, si chiama C, l'hanno adottato anche in Italia, però ancora non l'hanno trasmesso, anche se Ivan Vespucci. Comunque Vespucci l'ha adottata, la sigla fa pezzo con. Tu sei Cicciobi, Cicciobi, un robot così, anche se hanno sbagliato perché C non è un robot ma è un pezzo come un computer. Quindi ci troviamo in un futuro, diciamo, subalterno al nostro, un prossimo futuro, dove noi non abbiamo più computer, ma abbiamo questi persocom. Allora, io quando leggevo questo manga, riflettevo, dicevo, raga, mamma mia, siamo un po' come noi e i persocom. Perché anche noi siamo attaccati a questi cellulari, ai computer. Io parlo anche di me. Non mi preoccupare, anche io sono così. Però, non si prova più amore, diciamo amore. Cioè, non si prova più uscire con una persona, persona a persona. E forse era stato proprio a capirlo il protagonista, Hideki. Hideki è un ragazzo di campagna che viveva con i genitori in campagna, che è stato rimandato all'università, infatti un Ronin, come si dice, che non ha un computer, vive in una piccola casetta dove vive anche la proprietaria, Ibiglia, la signorina Cito Sebiglia, se non sbaglio Ibiglia, sì, che in cui anche lei nasconde un segreto che è legato proprio a C. Comunque ragazzi, chi vorrebbe acquistarlo, i volumetti sono 8 e sono completi. Le pagine poi sono pucciosissime, C è pucciosissima. Chi l'ha letto, chi no, te lo consiglio di, se vi faccio vedere qualche immagine. Però non credo che vi faccio vedere solo l'idea, cioè l'immagine di C, share le immagini, vi faccio vedere solo l'immagine di C di Deki perché io ce l'ho. Comunque ragazzi, C è un manga molto 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 ma molto carino. Io l'ho amato tantissimo, mi piaceva tantissimo, l'ho adorato, l'ho stramato, soprattutto la parte di quando c'è la parte molto dolce e poi fa riflettere, cioè come ho detto io, il fatto d'amore tra esseri umani e computer, cioè un film un po' strano, pure è anche un film abbastanza di pedofilia, perché se ci pensate bene c'era una parte in cui diciamo uno dei compagni di lui, della protagonista, ha una relazione con un proprio insegnante. E questo a noi ragazzi un po' dice, ma che fanno? Cioè, tipo, quello è un suo prof, non puoi avere una relazione con lui. Invece quello ce l'ha, non ci importa niente, non ce l'ho. Non ci importa niente, io voglio avere una relazione con il mio prof. Cioè, uno da rimanerci di stucco. E io ho detto, va benissimo, vuoi avere il tuo prof, non fa niente. Io sono un po' così nell'anime, tutto lecito. Oddio, non so più. Oddio. Ecco qua. Comunque vi faccio vedere un'immagine che io ho di C, però. Eccola, oh mio Dio, l'ho tolta. Eccola qui, è questa. Trovo in università perché se non si vede. Vedete anche la puntata nuova di Ragazzi Successo. E questa ragazzina C, con il ragazzo Hideki, che la vuole tanto bene, che però lui non si vuole innamorare di C, ma poi cioè, diciamo, si metteranno insieme, poiché anche lui comincia a provare dei forti sentimenti. E però la signora Ibiglia, poi scopriremo che ha un rapporto molto stretto con C e che c'è un'altra, che in realtà è sua sorella, e che il padre, come la solita clamp, fa crossover, diciamo,
di manga shoujo di manga, ha messo alcuni protagonisti di FLied, quindi vedremo. Non c'è il Kao, c'è il Karu, c'è il Karu, c'è la ragazza che giocherà. Comunque ci saranno anche un crossover di anime e manga, come al solito succede nelle Clamp. E io l'ho adorato tantissimo questo manga, ve l'ho detto, fa riflettere, cioè come loro noi siamo attaccati ai PC, l'anime è completamente diverso in alcune parti, anche se i personaggi sono gli stessi. Nell'anime è molto, ma molto, come nel manga, è molto divertente, fa molto ridere in alcune parti. Scusate, stanchezza. E io ho adorato tantissimo, l'ho detto ragazzi, questo anime manga ve lo consiglio, ma ancora aperto. Io ho letto Scanno perché a parte il fumetteria non lo trovo perché è molto vecchio e poi non c'era. Comunque ragazzi, io vi saluto, ci vediamo altro giorno, voglio fare la recensione di un altro manga, però appena lo finisco di leggere. Perché appena finisco di leggere un manga, io farò anche recensione. E la recensione finisce qui. Vi mando un grosso bacio. Ciao ragazzi!